Chi è però? Aspetta. Al di là. Se vuole politici bene, se no tecnici. È un appoggio senza condizioni, disponibile ad assumerci le responsabilità, sì, disponibile anche a sostenere un governo solo dei tecnici. Monti per noi a carta bianca, non perdiamo tempo e facciamo il governo. Carmeni, a dove? La Iena. Vai, faccio la mano, dove stai? Oh, poco. Faccio la mano, vado. Niente, incazzata come una belva, eh? La procedura, no, che ha portato Monti, certo, è stato anche Berlusconi che non si è voluto andare, però diciamo questa... Ci vorrà tempo, è finita, diciamo che c'è stato il giro di boa, adesso bisognerà fare le riforme istituzionali per far nascere la terza, perché la terza non deve avere il vizio di forma della seconda, cioè deve avere le regole condivise come base di partenza. Che era questo secondo lei quello che non ha funzionato? Quello che non ha funzionato, ci siamo dimenticati di scrivere le regole condivise e quindi non poteva funzionare. E c'è secondo lei il consenso per farlo? Beh, adesso chi ci crede come noi, chi fa finta di crederci, chi accetta turandosi il naso, alla fine il governo nascerà e andrà avanti. Grazie. Ciao Bocchi, come va? Le Iene, Italia 1. Beato a te, guarda. Sì, sì, sono fortunato. Se mi prendete a lavorare da voi, vengo di corsa. Le cose sola, onorevole, sì, sì. Una domanda sola. Non, che, non, che non ricca per beato lei. No, non riguarda il governo, una cosa sola. Lo sa che nel 2011 il suo partito non ha... Scusi, onorevole. Gli stanno a fare la domanda. Onorevole, perché non mi risponde? Una cosina solta. E che no, ma non mi ha dato il tempo. Onorevole, un po' qui. Perché la presenza del Ministero non è un sostegno affievolito, tutt'altro, è un'esigenza di chiarezza. Questo è un governo di missione che deve limitare all'agenda per gli impegni con l'Europa e per il resto invece vale la dialettica parlamentare. Non sarebbe serio che entrassero esponenti di partiti che su tutta una serie di materie, parliamo la giustizia, le questioni bioetiche, la legge elettorale, le riforme istituzionali, la pensano in modo completamente diverso. Quindi è un fatto di serietà chiedere un governo tecnico, non è un modo per disimpegnarsi né per affievolire il proprio sostegno. Un governo tutto tecnico è un governo a breve durata? Ma guardi, qui abbiamo usato un termine, governo di missione, e la missione è salvare il paese all'interno di una tempesta speculativa che è conseguenza della crisi internazionale. Come si è visto anche oggi, lo spread e l'andamento della borsa non dipendevano da Berlusconi, coloro i quali avevano detto che levare Berlusconi valeva 300 punti di spread dovrebbero oggi chiedere scusa. Ovviamente credo che tutti abbiamo interesse a che la missione si realizzi prima possibile. Un governo di breve durata vuol dire che l'Italia sarà messa in salvo in poco tempo. Credo che sia un'esigenza di tutti, ma è evidente che il governo dura fino a che la missione è in corso. Quindi ti vota prima del 2013 o a fine legislatura? Mi sembra di essere stato chiaro. Si vota quando, al più presto possibile, ma quando la missione per cui questo governo nasce, se nascerà, sarà una missione. Governo Monti, signor Santiago, la seconda e la terza Repubblica, secondo lei? No, è finita. Vabbè.
repubbliche vengono designate dalla La seconda cosa che poi è strettamente legata alla prima è stata la crisi interna al PDL, la fuoriuscita di Fini, che ha certamente indebolito il governo nei numeri parlamentari. Questi sono fatti. Grazie. Arrivederci. No, ma se era lui c'era via dove sono Atlantico, ma arrivato prima di buttare un po' di